una spada. Spada. Stai ferma. Oh, che devo spiegare. Ho dovuto aspettare lei un'ora. Intanto la luce è andata via perché si dovesse preparare. Sì, ma comunque, no. Abbiamo fatto questo video. Avevamo caldo. Abbiamo cercato un posto in alto che facesse più fresco, no? Giusto? Giusto? Giusto. Solo che era pieno di gente. Ci abbiamo messo 3 ore. Siamo scesi in un posto dove si chiama Malmala. Non era un granché se lo guardavi per intero. Però per l'angolazione che ho scelto era ok, perché c'era questo ruscellino dove ho fatto mettere la Master Sword ficcata lì dentro. E poi ho voluto enfatizzare l'arco. Dov'è l'arco? Ah, è là. Visto che è dedicato all'unboxing dell'arco di Zelda Breath of the Wild, ho utilizzato lei come attrice, perché visto che come cameraman non è un granché, ma ho scoperto che anche come attrice ha molte lacune. Abbiamo dovuto ripetere un sacco di volte la scena perché non si ricordava cosa doveva fare. No, 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 cazzo! Ti sei di nuovo dimenticata, lì era venuta perfetta. Lì ad esempio, prima metteva l'arco in un modo, poi lo metteva nell'altro. No, 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 no! Ma non ti ricordi, devo rifare tutto. Guarda! Poi doveva essere spaventata da questa cosa qua che c'è in questo cespuglietto, che ho fatto muovere un po' così perché non sapevamo cosa fare. Era per un pretesto per lanciare la freccia, no? E lei faceva così. Oppure la faccia sorridente, ma devi essere spaventata. Poi la spada, una volta l'ha tirata fuori, oppure invece andava subito a prendere la freccia. Quando siamo riusciti ad arrivare alla freccia, ho provato a tirarla su un po' di volte, solo che mi ha rotto qua la freccia. Fate attenzione che questo oggetto qua è da mirare, non è da utilizzare, perché qua davanti questo coso qua pende molto. Lei lo teneva qua in fondo e guardate qua, ho fatto ops. E si è rotto. Poi ho visto che si potevano mettere delle batterie qua dentro, non ce l'avevo ancora nel video, e voilà, e si accende, guardate che bello. Poi ho lanciato questa freccia che è finita nel cespuglio, e se adesso ve lo metto un po' più rallentato noterete che gli manca la codina. Cosa stai facendo? Che film? Ma cosa fai in questo video adesso? Non dici niente. Vabbè. Grazie per la visualizzazione, mettete like, condividete, mi raccomando condividete, e ci vediamo nel mio prossimo video. Ah, tra l'altro volevo dirvi che ho fatto un altro canale che si chiama semplicemente Cupali, che mi è stato suggerito da lei. Puoi anche parlare, puoi dire qualcosa? Sto bollita. Vabbè. Cioè, così, l'ho trovata così, me la tengo così. Si chiama semplicemente Cupalink. E in pratica parlo dei cavoli miei, delle mie cose personali, delle mie esperienze personali, di quello che mi è successo nella vita. Anche dei videoblog. Mi era stato criticato da qualcuno, aveva detto più che altro, mi aveva riferito che non gli interessava molto i miei video di viaggi o cose mie personali. Quindi ho deciso di creare questo altro canale. Grazie per la visualizzazione. Commentate, mettete mi piace e condividete. Vedete? Ciao! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti.